San Giovanni, di nobile nascita, studiò teologia a Parigi e nel 1192 venne ordinato sacerdote. Durante la sua prima messa, al momento della consacrazione, ebbe in visione il Cristo Redentore che teneva tra le sue mani due schiavi, l'uno bianco, l'altro di colore, ai quali offriva la libertà. Da questa divina ispirazione scaturì in lui il desiderio di occuparsi degli schiavi. Giovanni quindi si ritirò in solitudine a Cerfroid, dove incontrò altri eremiti. Con il loro aiuto e quello dei vescovi di Meaux e di Parigi e dell'abate di San Vittore, elaborò e sperimentò la regola trinitaria, che nel 1198 sottomise all'approvazione del Papa. L'ordine della Santissima Trinità, composto da comunità piccole con una regola austera, si diede quindi alla raccolta di elemosine per mantenere i monaci, assistere i malati, i pellegrini e per riscattare gli schiavi. Nel 1199 si ebbe la prima spedizione in Marocco, nella quale i trinitari visitano mercati, prigioni, luoghi di lavoro, trattano con autorità e padroni e liberano i primi 200 schiavi. Tra il 1199 e il 1207 San Giovanni si diede da fare per aumentare i centri di accoglienza, trovare denaro da ricchi e da poveri, moltiplicare le spedizioni di liberazione degli schiavi. Nel 1207 Papa Innocenzo III gli donò a Roma il complesso di San Tommaso in Formis sul Celio, dove nel 1209 Giovanni creò un ospizio. Secondo le fonti francescane, in quello stesso anno San Francesco d'Assisi, giunto a Roma per ottenere l'autorizzazione pontificia della regola di vita per sé e per i suoi frati, fu accolto nel monastero da San Giovanni, che lo aveva visto mendicare fuori del Laterano in attesa che il Papa lo ricevesse. I due santi divennero così amici e lo ospitò più volte quando questi si recava nell'urbe. San Giovanni morì il 17 dicembre 1213 nel monastero di San Tommaso in Formis e il suo corpo venne tumulato nella chiesa adiacente.